avevo bisogno di uscirne da casa, così io e mia figlia abbiamo portato il cane al parco. Ci piace un botto lì. Magari ci avessi io la metà dell'energia che c'ha lui. Adesso sistemandosi una panchina. E ho buttato un occhio al giornale. Qui a cercare lavoro, lo so che è una perdita di tempo, ma bisogna può averci qualche speranza, no? È arrivata l'ora di andarsene. Smucci mi ha tirato sul morale, ha chiacchierato tutta allegra fino a casa. Ero a casa da solo. Di nuovo. È così noioso. Poi, mia madre ha detto che era ora della passeggiata. Al parco c'era un cane molto socievole. Vittoria si stava divertendo un mondo. Sarebbe piaciuto anche a me. Ti va di venire sullo scivolo? Andava da bere forte. Ero ammirato. I nostri cani correvano in giro come vecchi amici. La bambina si è tolta il cappotto e si è messa a dondolare dalla spalliera. E così ho fatto anche io. Oh, sono bravissimo ad arrampicarmi sugli alberi. Allora mi ha mostrato come si fa. Mi ha detto di chiamarsi Smooch. È un nome bellissimo, lo so, ma lei è tanto carina. Poi mia madre ci ha sorpresi a parlare assieme e sono dovuta andare a casa. Chissà se Smooch ci sarà la prossima volta. Il papà non ne poteva più. Quindi sono stata felice quando ha detto che avremmo portato il cane al parco. Albert ha sempre tanta fretta che gli si tolga il guinzaglio. È corso subito da quel bel cane. Vieni qui immediatamente. Lui
dai, smuccia, andiamo a casa, si è fatta la cerca.